Avvocato, lei oggi ha parlato di diverse criticità sull'ospedale di Locri, quali sono le più importanti? Beh, guardi, è difficile fare una gerarchia delle importanze, sono tutte importanti in egual misura, non vi è un più e non vi è un meno. Dalla pediatria alla cardiologia, alla radiologia, alla mancanza di strumenti per fare degli accertamenti clinici, non mi pare che ci sia un primo e un secondo, sono tutti allo stesso modo. Il problema è che, nonostante le difficoltà che sono pari, vi è una emergenza che viaggia in modo solitario ed assoluto, che è l'indifferenza da parte della classe politica regionale. Noi su questo ci dobbiamo confrontare, su questo e per questo ci dobbiamo battere. Io invocherei una nuova stagione di mani pulite partendo proprio dall'ospedale di Locri, per poter capire che cosa ne è stato della relazione Basiloni, cosa ne sa oggi l'attuale governo regionale e cosa ne sarà in futuro. Qui a Locri continuano tutti i misteri che hanno affossato per 30 anni la sanità della Locride, e l'epicentro è l'ospedale, il riferimento più importante è la regione Calabria, e questo collegamento non può che riattivarsi, ma con un circuito virtuoso in positivo. Quindi Occhiuto deve venire a Locri per capire che cosa succede, che cosa rimane di quelle che sono state le promesse fatte in campagna elettorale. Ti ha parlato anche della carenza di ambulanze, sì. E poi dell'elisoccorso, qual sì. È la situazione? Guardi, le ambulanze ce ne sono allo stato 4, di cui una è ricoverata in officina perché ha dei guasti meccanici. Quindi solo 3 ambulanze non possono coprire il nostro bacino d'utenza, che riguarda, come più volte detto, 140.000 persone. Le emergenze non si possono programmare, quindi avere la presenza di almeno altre 5 autoambulanze sul territorio della Locride è decisivo, importante, strategico ed è assolutamente dirimente rispetto alla sfida vita-morte che può abbattersi nei momenti cruciali delle emergenze. L'elisoccorso funziona solo di giorno, la pista notturna non viene garantita perché mancano 10.000 euro per l'illuminazione, e questo davvero è uno schiaffo alla povera gente, ai drammi che la gente vive quotidianamente. A fronte di uno sperpero di denaro pubblico che ha cifre inimmaginabili, non riuscire a recuperare 10-15.000 euro per attivare il soccorso è davvero la più grande offesa che si possa rivolgere alla nostra comunità. Lei ha parlato di uno scippo all'ospedale. Sì. Di quale scippo parla? Ma intanto è uno scippo, diciamo, strategico, perché piano piano stanno smantellando i nostri reparti. Si stanno chiudendo alcuni importanti, tra questi la dermatologia, rischia di chiudersi il reparto di urologia, di gastroenterologia, perché ci sono 2-3 mesi. Quindi non è tanto uno scippo materiale quanto uno scippo scientificamente studiato in danno dell'ospedale di Locri, per renderlo sempre meno più prestante, più attraente e decisivo per la vita degli abitanti della Locri. Se noi non prendiamo coscienza che ormai, se non intervengono mezzi di difesa autoctoni, nessuno verrà mai a difendere la nostra storia e i nostri problemi, allora perderemo anzitempo questa sfida. Noi siamo candidati ad una inesorabile sconfitta per indifferenza politica, ed è il più grande omicidio sociale che la politica e la regione possano commettere. Però ha parlato anche di uno scippo economico. Sì, lo scippo economico era relativo all'indignazione manifestata dal Presidente Occhiuto oggi, perché ho scoperto che ci sono state delle ruberie presso l'ASP di Cosenza. Io lo invito a fare le verifiche, avendone le condizioni, per quanto riguarda la gestione dell'ospedale di Locri, e si renderà conto di quante cose assurde, ingiuste ci stanno a favore di pochi e in danno di tanti. Da qui parte un appello, ce lo puoi ripetere? Io mi rivolgo direttamente al Presidente Occhiuto perché venga al più presto all'ospedale di Locri per prendere coscienza personalmente di quella che è la grave condizione. L'appello lo rivolgo pure a tutte le associazioni di volontariato, a tutte le associazioni che si interessano delle difficoltà ospedaliere, ai sindacati e alla Chiesa, agli uomini che rappresentano la Chiesa, perché loro non si sottraggono al rischio e ai pericoli di una salute
precaria, quindi anche loro hanno bisogno, spero raramente, delle cure e delle premure dell'ospedale. Ma se questo viene totalmente smantellato, il resto sarà solo un parlare alle nuvole.